da Francesco. Nasce Federico TV, la prima web TV della Federico II fatta dagli studenti. Ecco, tu cosa vorresti trovare su questo network tutto fatto e dedicato agli studenti? Io prima di tutto, dato che sono all'inizio, vorrei trovare delle informazioni sempre complete, che non debba sempre andare ad inseguire, perché è solo un semestre che sono, cioè, che ho fatto qui, e mi sono trovato spesso a dover inseguire notizie su corsi, lezioni, non conoscendo per niente Napoli, non conoscendo l'ambiente universitario, mi sono trovato un po' sperso. Allora, sono stato fortunato che ho trovato dei compagni di corso, degli amici che mi aiutassero un po', e in alcuni casi tanto, però capisco un altro studente che magari non ha questa mia fortuna, potrebbe trovarsi veramente in difficoltà, anche perché il sito dell'università non offre tutte le informazioni che dovrebbe, secondo me. Per cui vedo, cioè, per prima cosa, proprio una cosa pratica, esami, lezioni. Tu mi dicevi non sei di Napoli, di dove sei? Della Puglia. Ah, sei della Puglia. Ok, secondo te, ecco, come studente fuori sede, quale potrebbe essere una rubrica creata ad hoc da Federico TV per uno studente fuori sede come te? Un po' più di conoscenza della città, perché no? Perché Napoli, sto vedendo che è bellissima, però uno studente fuori sede potrebbe rimanere un po' scosso. Magari, che ne so, di qualche conoscenza proprio della, non dico proprio culturale, però della città, di com'è la città. Ti anticipo che una delle nostre rubriche sarà Scoprendo Neapolis, quindi un vero format dedicato, ecco, alla scoperta di Napoli, sia a livello territoriale, sia per quanto riguarda serate, attualità, quindi lo studente all'interno della facoltà, ma anche fuori, quindi la vita del studente a 360 gradi. Secondo te, che cos'è che manca ai media tradizionali e che quindi che non può mancare in una web TV degli studenti? Manca molto, secondo me. Nel senso che i media tradizionali danno informazione generalizzata, cioè, e a noi serve a poco, cioè, a noi studenti, o soprattutto a noi studenti fuori sede, questa informazione generalizzata sui grandi eventi serve, sì, ma in maniera relativa. Cioè, noi, soprattutto noi fuori sede, siamo universitari della Federico II, ma siamo anche nuovi napoletani, e quindi dei grandi eventi ce ne importa poco. Se noi vogliamo vivere, cioè, io personalmente, sia l'università che la città in cui mi sono ritrovato a vivere.